consentito di partecipare a questa presentazione, conferenza stampa della Virtus Sporting a Calcio a scaldo delle varie categorie del calcio a 5 fino a raggiungere il campionato nazionale di Serie B, dove per il secondo anno consecutivo rappresentiamo la città di Fondi, non solo nel Lazio ma ben in 5 regioni d'Italia. Infatti quest'anno, in base al sorteggio del federazione, giocheremo nel Lazio, Umbria, Marche, Toscana e Abruzzo. Quindi è un motivo di orgoglio per tutta la società rappresentare la città in giro per l'Italia. Secondo anno che disputiamo la Serie B, dopo la stagione scorsa che è stata, l'avevamo detto, l'occasione della presentazione di un anno fa qui, che sarebbe stata una stagione difficile, come società neopromossa, l'obiettivo era quello di mantenere la categoria, ci siamo riusciti. Quest'anno ci sono state diverse modifiche all'interno dello staff tecnico principalmente, a cominciare dall'allenatore, non c'è più Paolo De Simoni, ma abbiamo come nuovo tecnico il mister Everton Rosin brasiliano, che svolgerà il ruolo, il doppio ruolo di giocatore e tecnico. Sono arrivati altri giocatori, un altro giocatore brasiliano e giocatori da fuori provincia, poi Antonio ci illustrerà gli aspetti. Iniziamo subito con la presentazione e lascerei la parola al sindaco Salvatore De Meo per i saluti istituzionali. Grazie, buonasera a tutti. Credo che l'introduzione di Fabrizio Magavo lasci lo spazio per poco altro, ma a me corre l'obbligo di darvi subito un grosso in bocca al nazionale. Io vi auguro un buon campionato, perché lo possiate giustamente affrontare con la grinta e la determinazione che avete sempre dimostrato in questi anni, che vi hanno portato ad un risultato importante. Spero di potervi accompagnare. Io sono in scadenza di mandato, quindi spero di poter così comunque apprezzare i risultati della Virtus, che possa proseguire, e mi auguro magari di vedervi in un campionato superiore. Ad maiora a voi e alla città di Fondi. Grazie. Allora, per i saluti al consigliere regionale. Quindi al presidente, al vicepresidente di questa società, perché si inizia un ottimissimo campionato e che alla fine del campionato poi possiamo trovare vincenti su questo e ancora per altre cose per l'anno prossimo. Quindi auguri ancora alla società, ai rappresentanti e soprattutto ai giovani che poi disputeranno loro con le proprie energie di tutto il campionato. Quindi auguri, auguri. E penso in questi anni
di aver dimostrato con gli altri quanto ero essermi sforzato di dimostrare. E che devo dire che deve ricapitarsi, signore? Lo dico perché lo voglio aiutare, lo dico senza pensiero. Qualora dovesse fare questa tua iniziativa, dovesse, perché insieme abbiamo fatto delle cose concrete, questa comunità come quella del sasso o come quella pietra. Sono cose che abbiamo fatto insieme, quindi spero si possa continuare a fare. È un, come si chiama, un patronaggio politico, io non sono più presidente, sono sempre più vicepresidente, tutto il caso. All'avvocato che mi ha chiesto di aggiungere tante cose. Cercheremo di fare un campionato di vertice perché
l'anno scorso siamo rimasti delusi. Affronteremo squadre che stanno nel nazionale da diversi anni, quindi sarà molto duro, perché comunque anche quelli che comunque sono neopromosse hanno dalla loro parte una squadra che comunque è abbastanza, quindi cercheremo di fare il massimo per poter arrivare ai vertici del campionato. Adesso proseguiamo con l'evento di tutti i giocatori che magari hanno questa voce. Grazie a tutti e faccio in bocca al cuore a tutti i ragazzi per un buon campionato. La squadra 3-1, i mister sono Santilli, Raimondo e l'accompagnatore Giampiero Di Clemente. Per quanto riguarda il settore giovanile, quindi la squadra calcio 5 dei più piccoli, responsabile lo scultore Antonio Lauretti. Due parole su, visto che viene anche da Simone Olea.